esatto. No. Come fanno a sapere che ruolo fare? In funzione dei giorni di vita che hanno, è stato stabilito da Madre Natura che ogni settimana circa cambiano mansioni. Non fanno tanto che al ventesimo giorno finiscono, perché loro non escono fino al ventesimo giorno di vita, al ventesimo giorno escono e vedono per la prima volta il mondo, ma non si allontanano, hanno il compito di fermarsi all'entrata e diventano sentinelle per due giorni, quindi lasciano passare o bloccano in funzione se una fa parte della famiglia, quella che arriva, o se fa parte di un'altra famiglia. Al ventiduesimo giorno ricominciano a percorrere il primo volo di ricognizione, vanno a scoprire come è fatto l'ambiente in zona e il giorno dopo diventano bottinatrici. Anche bottinatrici che hanno una durata di vita di lavoro come bottinatrice di 20-25 giorni massimo, perché verso il 45esimo giorno muoiono di stanchezza, di tanto lavoro, quindi un atto dura poco. Ti stavo dicendo, il 23esimo giorno volo di ricognizione, poi escono, vanno ad incontrare per la prima volta nella loro vita i primi fiori, rientrando con la goccia di nettare praticano una danza particolare che permette alle altre api di capire dove è stato raccolto il miele e quanto miele ci sarà ancora da raccogliere, per cui invitano le altre a raggiungere la fonte di nettare. Grazie mille della sua preziosa esposizione.